mercante doveva andare a una fiera e prima di partire disse alle figlie che esprimessero un desiderio perché voleva accontentarle. Bisogna sapere che la più giovane di queste ragazze si chiamava Ciricoccola e che era bellissima. Le sue sorelle avevano un'invidia da non dirsi. Per sé l'oro da filare, la seconda prese l'argento e a Ciricoccola diedero la seta. Quando fu sera, passò la luna. Guardò dentro la finestra e disse:
Certo, signora, una butta là un commento così, senza pensare. Vedete quello che succede. Sentendo queste parole, le sorelle furono lì lì per crepare di rabbia. E dissero, vogliamo cambiare il filo. Il giorno dopo diedero alla più piccola il filo d'argento e si misero a filare vicino alle finestre. Ed ecco che verso sera passò la luna e disse, potete immaginare come le sorelle maggiori diventassero sempre più rabbiose e come facessero alla povera Ciricoccola tutti gli sgarbi che potevano. E chiusero Ciricoccola
in uno scursino sopra il granaio. La povera ragazza piangeva. Piangeva. Arrivò la luna, la tirò fuori di lì e la portò nel suo palazzo. Signora mia, questo è ben fatto. Le sorelle sentirono queste parole, corsero a guardare nello sgabuzzino e Circoccola non c'era. E cosa fecero allora? Per avere notizie della sorella, mandarono a chiamare della luna e che stava benissimo. Chiesero le sorelle: si potrebbe farla morire, si potrebbe farla morire.
quella mascalzona si travestì da venditore ambulante e cominciò a passare sotto le finestre della luna gridando tutta la sua mercanzia. Ciricoccola era in casa da sola, andò a affacciarsi alla finestra e la strega le disse: la tentazione, fece entrare la strega, le comperò uno spillone e se lo infilò tra i capelli, ma appena l'ebbe infilato diventò una statua. Tornò la luna, vide che la ragazza era diventata una statua. E disse: Viva!
la luna la sgridò. Le sorelle vollero avere notizie di Ciricoccola. Mandarono a chiamare la solita strega. Che guardò nei suoi libracci.
sotto le finestre di Ciricoccola con una cassetta di pettini che erano una bellezza e cominciò a gridare: pettini, 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 cose belle, pettini, pettini. Affacciò e vide quei bei pettini e provò una tale voglia di comperarli che fece entrare la strega. Thank you.
tolse il pettine e lei tornò viva. Poi l'ammonì che quella era l'ultima volta e che se avesse disubbidito ancora lei non avrebbe fatto più niente per resuscitarla. Thank you.
s'arrabbiò che non volle più richiamarla in vita. La statua la mise sul somarello e la vendette per 3 centesimi a uno spazzacamino. E lei però si vede che aveva la luna per traverso e poco senso per gli affari. Quest'uomo girava di strada in strada.
le sorelle del principe dovevano andare a una festa da ballo e volevano farsi una camicia ricamata come quella della statua. Si procurarono una chiave e quando il principe uscì entrarono in camera sua per copiare il disegno del ricamo. Tolsero la camicia alla statua e Ciricoppola tornò in vita. E figuratevi il loro spavento. Ciricoppola raccontò la sua storia. Le sorelle del principe le consigliarono di nascondersi prima che lui ritornasse, in modo di fargli una sorpresa. Lei si nascose. Il principe ritornò, non trovò la statua e cominciò a disperarsi. E gli spiegò tutto.
sta del male e presto o tardi lo paga. L'orchestra Zunenburg.
Fantastico. Bene, allora due, voi mi perdonerete, ma vi rubo due minuti, ma credo che un po' di ringraziamenti per tutto ciò siano doverosi. Allora vorrei, mi sono fatto un appunto anche perché non vorrei dimenticare nessuno, ma vorrei cominciare dal Combo Jazz Club di Imola e soprattutto da Fabio Ravaglia, a cui si deve l'ideazione di questo progetto, che trovo abbia avuto una visione veramente lungimirante. Grazie Fabio. Applausi. Grazie. Sicuramente un grande grazie a Franco Beni e tutto lo staff organizzativo di Imola Musica, perché hanno creduto e supportato questo progetto. Vedete, non era facile credere in un progetto sulla carta come questo, perché poi sulla carta fai fatica anche solo ad avere la dimensione, a capire, no? Credo che l'applauso sia veramente doveroso, perché hanno supportato veramente con tutte le loro energie. Grazie mille. E aggiungo un sentito grazie al comune di Imola, quindi a voi sostanzialmente, perché ha finanziato e sostenuto economicamente questo progetto. Senza questo sostentamento non sarebbe stato possibile. Grazie a voi, voi siete il comune di Imola. Una parola di riguardo vorrei spendere per gli insegnanti della scuola, che hanno preparato i ragazzi, perché mentre il maestro Eugenio Colombo da Roma spediva tramite email le partiture che ci arrivavano, noi le stampavamo e poi questi ragazzi sono stati seguiti dai loro insegnanti, che li hanno preparati molto bene. Quindi un grande applauso a tutti gli insegnanti della Cassura d'Arancino. Tra tutti questi mi permetterei di ricordarne, di citarne un paio, perché oltre ad avere preparato i ragazzi sono pure presenti questa sera, hanno suonato insieme ai loro allievi Luigi Sardi e Fabrizio Cugani. E un grazie sentito a tutta la struttura della Valsura Baroncini. È una scuola che negli ultimi anni sta dando prova di larghe vedute per quanto riguarda una nuova idea di didattica musicale, che noi pensiamo fortemente debba passare attraverso i progetti di musica insieme, progetti in cui i ragazzi suonano insieme, mettono in pratica quello che appunto nelle aule con i loro insegnanti studiano. Questa linea io credo che sia, e penso che Fabrizio mi trovi d'accordo, anzi anche lui è un forte sostenitore di questa linea, credo che sia veramente un modo di fare didattica che porti dei buoni frutti, come vedete. Eugenio Colombo lo conoscevamo tutti come uno dei più grandi concertisti e strumentisti, ha una storia lunghissima su cui non mi voglio stare a dilungare, ma oltre al grande professionista abbiamo conosciuto in questa esperienza, i ragazzi sono venuti in contatto con una persona di grandissima umanità. Questa cosa aumenta notevolmente lo spessore del musicista, Eugenio Colombo. È stato un grande onore per noi. Massimo Colfieri, difficile descrivere un artista così creativo, ironico, sagace, scherzoso, curioso, un disegnatore eccellente come avete potuto vedere, ma anche fotografo estremamente sensibile. Siamo amici di infanzia, per cui faccio fatica a trovare parole. Sai quando ci sono i legami affettivi, è dura dire.
che ne so, gli voglio, è una persona a cui non si può non volere bene, perché è un grandissimo professionista, ma veramente una persona con un'anima e una generosità fuori dal comune. Massimo Golfieri. Eccellenza Vino, Massimo Vino. L'ultimo ringraziamento, anzi no, allora, io vorrei ringraziare voi perché senza di voi, e lo penso fermamente, non è la classica sviolinata come potrebbe apparire, no? No, ma senza di voi noi non saremo nulla. Quindi continuate ad andare ad ascoltare i concerti di musica, sostenete l'orchestra della vostra città, questo è un patrimonio straordinario che avete, un patrimonio culturale, la cultura migliora il mondo, la vita, la qualità della vita. Sostenete questa orchestra, ma andate ad ascoltare musica, sostenete la musica e il mondo sarà migliore. Quindi grazie di essere qua. Allora. Ultimissimo applauso, poi non ve ne chiedo altri, ma questo è veramente doveroso. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, perché non sono dei professionisti, per i quali sarebbe stato molto più facile. I professionisti hanno a disposizione tutto il loro tempo, capacità, eccetera, hanno gli studi alle spalle. No, no, loro sono studenti che in più, ad esempio molti lavorano pure, abbiamo, come potete vedere, studenti di tutte le età, quindi persone anche che già inserite nel mondo del lavoro, che hanno quindi complessità di problematiche di vario tipo, no? Quindi difficoltà a studiare, eppure si sono impegnati straordinariamente in modo estremamente serio, posso usare questa parola, e io vorrei che proprio il più grande applauso della serata, interminabile, io li vorrei presentare ad uno, ma sono talmente tanti poi, ma il più grande applauso interminabile fosse per loro, l'orchestra Bob della Bastiera Bonacina. Grazie. Ragazzi, non mi era mai capitato di trovarmi incastonato in un'orchestra ed è stata per me un'esperienza bellissima. È bello unire le immagini alla musica, ma vi assicuro che è stato bellissimo lavorare con questi ragazzi e confermo tutto quello che ha detto Roberto. Sono persone veramente eccezionali, guarda, mi commuovo quasi. Un altro applauso, ragazzi. Grazie.